Buonasera da Bruxelles, 126,5 miliardi di euro, ecco la nuova cifra a disposizione del budget europeo per il 2011. La Commissione, dopo il fallimento dell'accordo tra Parlamento europeo e Stati membri, ha alzato l'ammontare del bilancio che servirà a finanziare i progetti europei. If we want to have a budget, it should be after the trilogue that is expected. Abbiamo accelerato sui tempi, ha detto oggi il commissario al bilancio Lewandowski, per portare la proposta al voto prima della pausa natalizia. Ancora un avvertimento della Commissione europea sulla situazione dei rifiuti in Campania. Si presenti subito un nuovo piano completo sulla gestione dei rifiuti o Bruxelles si rivolgerà ancora una volta alla Corte di Giustizia, che a questo punto imporrebbe delle sanzioni. Secondo gli esperti dell'Unione europea, in Campania continuano ad esserci rischi ambientali e per la salute umana. Il piano Salva Irlanda potrebbe essere varato già questa domenica, quando i ministri finanziari dell'Unione Europea si incontreranno per la stesura definitiva dei termini del pacchetto di salvataggio del paese. A quanto si è appreso finora, saranno stanziati 50 miliardi diretti alle casse statali di Dublino e 35 per sostenere le banche dell'ex Tigre Celtica. La Commissione europea lancia The EU and Me, un sito internet per sfatare tutti i miti negativi che i britannici hanno verso l'Unione europea. Online ci sono i vantaggi del far parte dell'Europa, oltre alle smentite sulle voci dell'abolizione delle misure come l'Emilia, Pinte o Acri, il cambio del nome dello Stretto della Manica o l'abolizione del volto della regina sui passaporti britannici.